Molti cani vantano una storia lunga ed illustre, ma quanti possono dire di aver affiancato i cavalieri della Tavola Rotonda? Purtroppo, anche se affascinante, questa è solo una leggenda. Sulle reali origini del Beagle si sa poco o nulla. Secondo alcuni autori, i suoi progenitori potrebbero essere i cani da caccia descritti da Senofonte nel IV secolo a.C. Un segugio simile al Beagle è citato in un poema del bardo Ossian nel III secolo. Come sempre, però, le testimonianze più attendibili sono quelle più recenti. È certo che piccoli segugi simili al Beagle esistevano in Inghilterra ai tempi di Elisabetta I, nella seconda metà del 500. Ma i francesi, che vorrebbero rivendicare l'origine della razza, sostengono che questi cani derivano dai loro segugi, approdati in Inghilterra nel VI secolo con Guglielmo il Conquistatore. Ai tempi di Elisabetta I, il Beagle era già conosciuto col suo nome attuale e quindi non possono nascere equivoci. È interessante sapere che esisteva anche una varietà di taglia ridotta, massimo 20 cm, detta Pocket Beagle o Glove Beagle. Questi termini significano rispettivamente Beagle da scabile e Beagle da guanto, ad indicare quanto fossero piccoli questi cani. È evidente che si trattava di soggetti selezionati per la compagnia e non per la caccia, tant'è vero che erano molto diffusi tra le dame di corte. Il Beagle più grande, invece, si diffuse moltissimo come segugio tra l'alta borghesia. Le sue piccole dimensioni lo rendono molto adatto alla caccia a piedi, perché l'uomo riesce a seguire agevolmente i cani. Quindi il Beagle è usato soprattutto per questo tipo di caccia. Oggi la razza è molto diffusa in Francia, in Italia, in Inghilterra, in Australia, dove è usata per la caccia al canguro, e soprattutto negli Stati Uniti, dove registra circa 100.000 iscrizioni all'anno. Ma non si tratta solo di cacciatori, perché gli americani lo considerano soprattutto un cane da compagnia. In Europa viene utilizzato per la caccia alla lepre, alla volpe e in alcuni casi anche al cinghiale. Le mute vanno dai 6 ai 20 esemplari. Il nome Beagle ha due possibili derivazioni. Per alcuni autori origina dal celtico big, per altri dal francese beagle. Tutto sommato la cosa è abbastanza ininfluente, perché entrambe le parole significano piccolo. Per l'armoniosità del suo abbaio quando è sulle tracce del selvatico, il cane è detto anche singing beagle, ovvero beagle canterino.